Buongiorno a tutti, c'è un eco devastante. Buongiorno a tutti, e oggi è una giornata importante per la nostra azienda, ma in particolare per l'ospedale di Villafranca, perché vi presenteremo due cose che, visto un po' il periodo con la Pasqua che si sta avvicinando, insomma, potrebbero avere anche un significato molto importante. La prima è una importante notizia che riguarda la struttura, ma non solo il servizio, ed è quella dell'ampliamento della tutta la sezione della terapia intensiva e della sezione di terapia subintensiva dell'ospedale. Voi vi ricorderete il famoso piano Arcuri, con un finanziamento straordinario per quanto riguarda la sanità, in particolare per quanto riguarda la parte strutturale. A questa azienda sono in qualche modo stati corrisposti, stanno per essere corrisposti, 4.384.000 euro. Di questi 4.384.000 euro, la parte principale sarà investita nell'ospedale Covid, e quindi qui a Villafranca. E parliamo di circa 2.895.000 euro per la precisione. Si tratta fondamentalmente di due interventi: un primo intervento nella parte della propria sezione di terapia intensiva, con un incremento di 10 posti letto dedicati e di ulteriori 22 posti letto di terapia subintensiva, di cui 8 di questi 22 riconvertibili però facilmente in terapia intensiva, in modo da poter avere una dotazione in qualche modo flessibile, che possa andare da 20 posti letto a 28 posti letto di terapia intensiva. Sono un po' quelli che in qualche modo abbiamo già avuto a disposizione in queste due pandemie, anche se per far questo abbiamo dovuto utilizzare i posti letto delle sale operatorie. Ma siccome l'ospedale, per quanto in un momento straordinario ha risposto delle esigenze straordinarie, ma dovrà essere non chiaramente definitivamente ospedale Covid, ci siamo dotati di quelle strutture che potranno permettere la funzionalità dell'ospedale in qualsiasi momento. Quindi il numero importantissimo di posti letto di terapia intensiva, al quale naturalmente dobbiamo poi dar seguito anche con il personale che dovremmo cercare di recuperare nell'ambito del mercato del lavoro. Ricordo che sì, purtroppo ci sono delle difficoltà oggettive nelle assunzioni in questo momento di medici anestesisti, ma devo dire che le scuole di specialità, mai come in questo momento, devo dire, hanno dotazioni di specializzanti, quindi nei prossimi anni sicuramente la situazione cambierà in modo radicale. L'investimento per quanto riguarda i posti letto di terapia intensiva, i cui lavori sono già iniziati e vedranno conclusione nel mese di giugno prossimo, sono di circa 1.000.000 euro, 898.000 per la precisione, di questi 2.895.000, mentre la parte di subintensiva è di 1.997.000. Per quanto riguarda i lavori della parte di subintensiva, noi vorremmo che potessero iniziare dopodomani, per essere chiari. Purtroppo in questo momento non è possibile, perché l'ospedale è ancora impegnato in modo abbastanza pesante, devo dire, con i pazienti. Per dare un'idea, oggi abbiamo 16 pazienti in terapia intensiva, 21 pazienti in terapia subintensiva e ben 73 nella parte di malattie infettive. Quindi in questo momento l'ospedale purtroppo sta viaggiando a pieno regime, e solo quando potremo avere meno pazienti potremo iniziare la parte dei lavori in zone di ospedale che in questo momento sono comunque occupate. Un'altra parte del finanziamento è dedicata agli ospedali, ma per quello avremo prossime occasioni per poter in qualche modo far vedere quello che stiamo facendo. Cosa vuoi dire di particolare in più?
Sì, solo aggiungere, buongiorno a tutti innanzitutto, solo aggiungere due aspetti tecnici importanti. Primo, perché è importante questo intervento, perché comunque andiamo ad aggiungere il 10% di terapia intensiva, importante perché sapete che la terapia intensiva comunque è una tipologia costruttiva impiantistica molto importante, che ha degli aspetti tecnologici di alta qualità, e anche perché andremo a fare i lavori con l'ospedale in funzione. Per cui noi andremo a, diciamo, a intervenire sull'impiantistica generale, perché non riguarderà solo l'aspetto dell'isola dei 10 posti, ma devo toccare anche un po' tutta la parte distributiva. Così facendo, noi andremo a realizzare un altro aspetto importante, cosiddette delle corti di isolamento. Perché? Perché i 10 posti di terapia intensiva nuovi avranno la possibilità di avere tre corti da due posti a letto di terapia intensiva isolati rispetto agli altri e quattro posti letto singoli isolati. Quindi la dotazione che si andrà a realizzare a Villafranca, considerando l'attuale rianimazione, sono 8 posti letto, una corte da 8 posti letto, e quattro corti, due corti da 2 posti letto e 2 più 3, 5 corti da un posto letto. Cosa vuol dire questo? Che noi creiamo attraverso le differenze di pressione gli isolamenti tra all'interno della stanza e i locali attivi. Altro aspetto, l'ultimo, che diciamo merita attenzione, è la dotazione di tutto quello che riguarda la parte gas medicali. Questa sarà portata tra virgolette all'esasperazione, nel senso che avremo comunque tutta la sicurezza necessaria per gestire questa tipologia di pazienti, dotando ogni posto letto di 3 prese per ogni tipologia di gas al massimo flusso, quindi 60 litri al minuto, che è una dotazione limite raggiungibile attraverso appunto queste modifiche che andremo. Questo per quanto riguarda gli aspetti strutturali in qualche modo ed economici. Sicuramente questo comporterà invece, perché è l'aspetto più importante, un vantaggio organizzativo importante. Su questo magari vorrei che spendesse 2 parole il primario, dottor Carlini. Io lascio il posto. Sì, lascio il posto. Buongiorno a tutti. Sì, la sintesi che ha fatto il direttore è il target principale, nel senso che Villafranca si dota di una struttura modulare che ci consentirà, speriamo in un futuro molto breve, di riprendere l'attività anche non Covid, e qualora ci sia bisogno di supportare di nuovo la rete Covid, di dare questo aspetto modulare con una terapia intensiva separata e con dei cohort di pazienti con percorsi ben differenziati. E questo inoltre, aggiungo un elemento che può essere banale, in una struttura molto luminosa, con delle ampie finestre, perché nel periodo di svezzamento dei pazienti vediamo delle forme di delirio che possono essere dovute dalla mancanza, diciamo, di un corretto ritmo sonno-veglia. E invece con le finestre questo agevola il paziente anche in un recupero psicologico, che è molto importante. L'augurio sommesso è che tutto quanto questo incubo possa smettere, ci troviamo con una dotazione di posti letto di terapia intensiva incredibile, e fare un grandissimo polo chirurgico, come ha detto Franco. Sarebbe una sfida vincente, direttore, la prenderei volentieri. Sarebbe un sogno. Ecco, però passando già a un secondo argomento, poi magari le domande le facciamo tutte quante insieme, se ce ne saranno, ma proprio per dare un segno di quanto stiamo cercando di lavorare sui due fronti, quindi sia sulla parte Covid, che purtroppo sta impegnando tutte quante le nostre giornate, ma anche per far vedere che non c'è solo Covid, stiamo cercando comunque di garantire a Villafranca quello che è il suo pieno regime e anche tutte quante le altre attività. Vorremmo presentare un nuovo arrivo, quindi nella nostra squadra. È andato sul mercato, anche se non è la stagione in questo momento, almeno nel calcio, di fare acquisti, e abbiamo acquistato un nuovo primario. Si tratta del dottor Bodini, è il nuovo primario di pediatria. Prenderà servizio da noi il 1° di aprile, ma non è un pesce, è proprio la realtà. E con lui
La nostra intenzione, adesso vedremo per carità come va la pandemia, insomma, ma la nostra intenzione è di riaprire il reparto di pediatria il 14, il 12, scusatemi, il 12 di questo mese. Non E, saprei, ovviamente. sì, scusate, il 12 di questo mese perché è stato assunto il primo. Avanti, che stare radio. Ma come c'è anche una radio privata, no? Che fa sempre la pubblicità che loro sono avanti 20 minuti, noi siamo avanti 20 giorni. Ecco, quindi la sera del dottor Bodini la possibilità di potersi presentare direttamente. Insomma, con lui c'è anche il dottor Cinquetti che ci ha fatto il grande piacere di dirigere, oltre alla sua unità operativa di San Bonifacio, anche questa di Villa Franca con ottimi risultati in qualche modo, quindi è un passaggio di testimone importante, direi, dottore. Sì, assolutamente. Buongiorno a tutti, ringrazio il direttore generale, il dottor Girardi. Io, una mia piccola presentazione, ecco, io nasco e mi sono formato all'Università di Verona, dalla laurea alla specializzazione in pediatria, che è stata caratterizzata negli ultimi 2 anni da un'alta specializzazione in broncopneumologia pediatrica. Dopodiché ho iniziato a lavorare, ho fatto un anno circa appunto in fibrosicistica, dove contengo ancora i contatti sia dal punto di vista professionale che anche per la ricerca, e poi ho lavorato 15 anni fino a tutt'oggi presso l'azienda ospedaliera integrata di Verona, nella quale mi sono sempre occupato in pediatria, della pediatria generale, e in particolar modo di una parte specialistica di natura allergologica alimentare e anche di natura allergologica legata alle vie respiratorie, legata appunto alle alte vie con le riniti stagionali e perenni, e tutto un approfondimento specialistica anche sulle patologie croniche respiratorie come l'asma bronchiale. Affiancata a questa situazione, diciamo dal 2011, mi sono occupato anche di una parte un po' interventistica, di cui appunto ho una buona casistica, che è quella della broncoscopia in ambito pediatrico, che è stata sviluppata anche in bambini molto piccoli. E in conseguenza a tutto questo percorso, diciamo, professionale, dal punto di vista scientifico, ho una serie di pubblicazioni, decine di pubblicazioni a livello internazionale e contatti che restano legati alla didattica e alla formazione, essendo appunto stato in questi anni nella scuola di formazione di pediatria. Infatti, vedo, ho visto insomma che i colleghi più giovani che lavorano, che avrò piacere di rivedere adesso a breve qui a Villa Franca, per l'appunto sono passati dalla scuola nella quale ho insegnato fino all'altro giorno, e non vedo l'ora anche di conoscere gli altri colleghi, appunto, che più senior, che non ho il piacere ancora di conoscere. Ci tengo a sottolineare insomma il fatto che sono veramente molto entusiasta e orgoglioso di andare a lavorare con questo gruppo, che in questi mesi ha lasciato da parte la sua parte specialistica pediatrica per offrire un servizio importante nell'area Covid dell'adulto. E penso che questo sarà il valore aggiunto del gruppo evincente per poter partire e riaprire la pediatria. L'altro segnale che mi sento di dire oggi è quello che sarà nostra premura, mia premura, appena possibile, prendere in mano il contatto col territorio e con i pediatri di libera scelta, per avere un canale diretto sia dal punto di vista dello scambio di informazioni, e speriamo in futuro anche per la formazione. Ecco, questo in un progetto più ampio all'interno di quello che è il dipartimento e gli obiettivi aziendali. Grazie. L'ultima frase che ha detto il dottor Bodini fa parte anche di un progetto molto più ampio al quale stiamo lavorando in modo importante con l'azienda ospedaliera e con l'università per far sì di integrare sempre di più i percorsi di aggiornamento formativi ma anche professionali con l'università. Quindi questo è un aspetto molto importante, questo è un'ulteriore testimonianza anche il fatto che il dottor Bodini sia qui con noi di legami che via via cercheremo di sviluppare sempre di più nei prossimi anni.
Mauro. Bene, grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia. Io ho particolarmente piacere oggi ad essere qui. Ringrazio innanzitutto il direttore generale per aver avuto la volontà di dare questo segnale per la popolazione innanzitutto e anche, come è stato ricordato, per i colleghi della pediatria che hanno lavorato in un ambito per il quale non sono inizialmente stati formati, ma che fortunatamente è già stato sottolineato, sarà un bagaglio culturale che si porteranno nella nuova unità operativa. E quindi all'interno delle attività del Dipartimento Materno e Famiglia abbiamo già avuto modo di scambiarci alcune impressioni, sarà appunto un elemento caratterizzante che porteremo avanti. Do qualche numero per dire dove questo nuovo direttore della pediatria va ad inserirsi e ricordo che nel 2020 il centro nascite di Villafranca è stato chiuso prima in primavera, poi alla fine dell'anno e quindi nonostante abbia avuto una chiusura di quasi 5 mesi, i nati sono stati 644, quindi sfiorando una media di 100 neonati ogni mese e questo è stato già ricordato anche dal direttore generale all'inizio di oggi, sarà uno dei prossimi impegni che vedremo di far ripartire in quest'ambito. Un altro numero importante è quello legato ai medici strutturati a tempo indeterminato, pediatri, che il dottor Bodini troverà nel suo staff. Infatti, dall'autunno ad oggi sono stati acquisiti ed hanno voluto firmare il loro contratto a tempo indeterminato 4 pediatri e questo porterà a 10 il numero dello staff di pediatri che, su cui potrà contare la nuova unità operativa. Un ultimo aggancio, abbiamo già avuto modo di valutare, ma evidentemente è stato preparato in questo tempo e quindi confidiamo che, pandemia permettendo, possa essere nuovamente messo in campo, una serie di ambulatori specialistici dedicati con alcuni di questi medici che si sono formati, per cui abbiamo già esistente e anche in quest'epoca, nonostante il Covid attivo, sia l'ambulatorio di gastroenterologia pediatrica, sia l'ambulatorio di follow-up del neonato, ma verranno messi in campo nuovamente da un lato il nuovo ambulatorio di endocrinologia pediatrica e dall'altro, d'altra parte appena stato presentato da se stesso, ma il curriculum importante riguardo le malattie allergiche e broncopneumologiche. L'ospedale Maralini si sta caratterizzando per le sue capacità per la terapia intensiva, per le specialistiche dei colleghi dell'adulto, per gli aspetti di broncopneumologia e quindi poter avere una visione continua di questa attività che parte già dall'età pediatrica con l'esperienza che è uno dei pochissimi nella nostra regione effettuare la broncoscopia anche nei bambini del dottor Bodini darà anche a questa tipologia, a questo ambulatorio per il territorio e per l'ospedale Maralini una valenza ulteriore. E quindi in sostanza chiudo dicendo che ci sono vari motivi per affrontare la Pasqua e il post-Pasqua, come diceva il DG, in maniera positiva. Dobbiamo crederci, vogliamo crederci, abbiamo anche i numeri e le condizioni per partire positivamente. Bene, se avete domande siamo a disposizione. Sì, perdonate, io ho qualche domanda che parte dal tema di oggi, che cioè quello della pediatria, no? So che Villafranca ha preso in carico pazienti pediatrici di Covid. Volevo capire come andava su questo fronte. Poi ho una domanda obbligatoria sulla questione dei vaccini e per capire cosa succede oggi. Se è previsto, sono previsti i recuperi di AstraZeneca dopo lo stop la settimana scorsa,
e se ci sono dati aggiornati su come è messa Verona sul fronte proprio di vaccinazione AstraZeneca, anche il rapporto alla media regionale. Do una risposta pediatrica che consiste in questo. Per quanto ultimamente anche con le nuove varianti i bambini e l'età evolutiva sia maggiormente colpita in termini di infezione, di fatto le infezioni meritevoli di ricovero sono rimaste veramente pochissime. Da questo punto di vista la riapertura di Villafranca, che già era stata attrezzata strutturalmente proprio con l'ingegnere Avesani, erano state costituite delle stanze dedicate video monitorate e con filtri prima dell'entrata, permetterà a questi pochi bambini, speriamo pochissimi, di poter essere adeguatamente serviti e assistiti anche, come era stato fatto nella fase precedente, inviati da altri pronti soccorsi e da altre pediatrie della Scaligera, in modo da mantenere un'assistenza che è già stata provata, sperimentata, per la quale c'è anche una competenza particolare anche tra i pediatri della Francia. Per quanto riguarda AstraZeneca, noi oggi abbiamo due sedute vaccinali, fondamentalmente le principali sono due sedute vaccinali di entrambe gli 360 persone che si sono prenotate, più altre 20 da un'altra parte, quindi arriveremo circa a 750 persone convocate. Queste persone sono persone del mondo della scuola. Durante la settimana ci saranno altre giornate, sempre con AstraZeneca, che estenderemo ad altre persone, quindi fondamentalmente anche a chi sta bene di ogni fascia di età, ma prevalentemente faremo anziani, chiaramente. Quindi questa settimana queste persone si prenoteranno nel sito, quindi durante la settimana apriremo anche a una modalità di prenotazione che è quella presente nelle altre province, e quindi è previsto un forte recupero nell'utilizzo di AstraZeneca nel corso dei prossimi giorni. Sappiamo quanti ricoveri abbiamo fatto in pediatria di Covid. Ovviamente nel 2020, quindi complessivamente l'area Covid sono stati 12 a Villafranca in tutto l'anno. Prendo un attimo la questione dei vaccini. Cosa vuol dire che si prenoteranno e apriamo il sito? Cioè, e chiunque può prenotare la vaccinazione? No. Chiameremo noi delle fasce di popolazione. E che sono, per esempio? Te lo dico domani, quando ho una riunione oggi pomeriggio. Ok. Invece per gli anziani questa settimana che fasce sono chiamate? Allora, in questo momento proprio stiamo facendo i nati nel 1938 e i nati nel 1929. Come sapete stiamo lavorando in qualche modo a tenaglia. Vengono stati chiamati per lettera? Quelli di questa settimana sono stati chiamati con lettera, con postella. Okay, nelle prossime settimane, probabilmente già nei prossimi giorni, useremo due tecniche, quindi sia la convocazione, ma daremo anche la possibilità della prenotazione, sempre per facilità. Quindi diremo, voi nati nel 1900, sto inventando, 37, 40, quello che è, e daremo la possibilità di prenotarsi, poi andiamo a vedere chi si è prenotato, chi non si è prenotato, faremo la convocazione. Non si ricevono telefonate a casa? Allora, abbiamo usato anche questa tecnica per coprire i buchi. Ma anche la domenica? L'abbiamo usato anche per la domenica. No, l'abbiamo fatto. Quindi una signora di Verona convocata a San Bonifacio è reale come telefonata? Potrebbe essere stato, sì. Ah, ok.
Sulla terapia intensiva, i lavori sono strutturali, cioè si buttano giù il muro e si allargano, o sono di acquisto di strumenti, di tecnologie? Com'è? Sono strutturali. Oltre all'acquisto di tecnologie, sono strutturali. E gli artisti. E finita l'emergenza Covid sarà comunque un patrimonio del Magherini? Questa... Assolutamente sì. Il punto nascita c'è poi c'è la pediatria, però è l'unico punto nascita, giusto? Giusto, sì. Giusto. Ok. Su quello si sa qualcosa? Credo che sarà da valutare riguardo l'andamento epidemico e di conseguenza la possibilità di usufruire di risorse infermieristiche e anche della gestione della terapia intensiva generale. Quando iniziano le forniture dei vaccini ai medici di medicina generale, noi con la medicina generale abbiamo già avuto un incontro, un altro lo avremo mercoledì, io mi auguro che già in questi giorni, potrebbe essere anche oggi, qualche medicina di gruppo integrata possa partire. Se le condizioni per poter partire ci sono praticamente tutte. Ok, non vedo altre domande. Buona giornata a tutti. Sì, confermo il nome, Alessandro.